Buongiorno, benvenuti alla zuppa di oggi, domenica 7 ottobre, in macchina con Leo. Ciao Leo, tutto bene? Ciao, tutto Tutto bene? bene. Bene, abbiamo trovato una posizione qua nel cassettino perfetta dell'iPad. Cosa succede sui giornali? È presto detto perché si parlerà di manovra anche oggi sui giornali e il titolo di Repubblica, che bisogna segnalare Repubblica, ieri è stata attaccata più o meno duramente da Di Maio in una sua diretta Facebook perché ha detto tanto questi giornali stanno tutti quanti morendo, compresa Repubblica, e c'è un sovrapposto più di godimento da parte di Di Maio nel fatto che questi giornali non vendano più le copie che vendevano nel passato, e ovviamente i giornalisti di Repubblica comprensibilmente insomma si arrabbiano. È la stessa frase che più o meno ha detto Casalino ai giornalisti del Foglio, insomma è la solita atteggiamento che hanno questi qua nei confronti dei giornalisti, che o sono a loro disposizione oppure, ma questo vale per tutti quanti i politici, oppure se la prendono con loro. Ma andiamo sulla Repubblica, il giornale che secondo Di Maio è pieno di fake news. Beh, quella di oggi, devo dire la verità, è non so se una fake news, ma è un po' una forzatura, perché il titolo della prima pagina era molto convincente, insomma mi ha subito messo: cerchiamo di vedere finalmente cosa ha trovato Repubblica quando scrive beffa fiscale, tasse più alte per 3,2 milioni di partite IVA, cioè sostanzialmente avrebbe smontato la componente fiscale del DEF dicendo sì, c'è un vantaggio in questo pezzo di pagina 3, mi sembra, c'è un vantaggio per 1.500.000 partite IVA che avranno la flat tax al 65%, ma il resto delle partite IVA, cioè quelle che hanno più di 65.000 euro, e sono 2 milioni, non 3 milioni e 2, 2 milioni di partite IVA sopra i 65.000 euro, beh, insomma, quelle avranno un aggravio dei costi fiscali. Poi vado a vedere il pezzo con attenzione. E francamente non riesco a trovare. Sì, pare che venga abolito l'ACE, che è un sistema per cui c'è una parte degli utili reinvestiti in azienda non distribuiti a tassazione zero. Ragazzi, robetta, cioè non stiamo parlando ancora di una roba clamorosa. E poi dicono ipotesi taglio, detrazioni e deduzioni, che sono 466 e che valgono 54 miliardi di euro, cioè sostanzialmente voi alla fine dell'anno vi riuscite a detrarvi il 19% delle spese sanitarie, oppure il 55% delle ristrutturazioni edilizie, quelle che hanno un alto coefficiente ambientale. Ecco, se si va a tagliare su queste detrazioni, in realtà tu paghi più imposte perché ci sono meno detrazioni. Ma questo vale per tutti, non soltanto per le partite IVA, e mi sembra che sia una cosa di cui si parlava da anni. Insomma, ve la faccio breve. Questo articolo di Repubblica in cui si dice che vengono tassati, ci sarà una beffa fiscale, cioè fino a 65.000 si sarà agevolati, tutti gli altri pagheranno di più. È verosimile secondo me, perché questi devono trovare soldi, ma nel pezzo non c'è scritto, chiaro? Nel pezzo non c'è scritto di Repubblica. Fubini oggi è il solito pezzo di Fubini, perché Fubini da 3 mesi a questa parte si occupa soltanto di dire che i mercati schifano questo governo. Io sono abbastanza convinto anche di questo, cioè che i mercati non amino questo governo. Mi sembra più grave che i mercati non amino il governo di quanto possa non essere amato da Juncker e compagnia cantante, poi vi spiego perché. Ma ogni volta Fubini, quando uno diventa ossessivo, alla fine uno ci creda meno. Oggi per esempio si occupa dei CDS, che sono i Credit Default Swap, cioè delle sorte di assicurazioni che gli investitori, grandi investitori istituzionali, fanno sul debito pubblico italiano. Cioè, cosa succede se il debito non lo restituisce l'Italia? Mi compro questa polizza, quindi pago dei soldi per questa polizza per dormire sonni tranquilli, sia che il debito non venga restituito, sia che il debito venga restituito non più in euro ma in lire. Bene, per farvela breve, questo dovrebbe essere un altro termometro oltre lo spread della schifezza italiana. Leggetevi il pezzo, come sempre, pagina 3, inizio di pagina 1, eccetera. Che palle! Cioè, ragazzi, che palle! Cioè, alla fine, cercate di essere, io dico. Abbiamo capito che i mercati hanno delle preoccupazioni, lo vediamo dai termometri di borsa, lo vediamo anche, ma insomma bisogna stare un po' attenti nel mettere tutto sempre dentro, nel drammatizzare tutto quanto, perché alla fine poi non ci crediamo. Tutto questo dramma sul debito pubblico italiano con lo spread a 300 non ce l'ha avuto anche Gentiloni? Evidentemente no, solo oggi. Vi sta parlando uno che questa manovra la considera orrenda, sia chiaro. E altre questioni fondamentali di oggi è l'intervista di Maio al Corriere della Sera, dove non dice nulla, almeno per me che l'ho intervistato a Quarta Repubblica lunedì scorso, veramente lo zero assoluto, perché continua a dire che tra 6 mesi questa Commissione europea finirà, perché l'Europa eleggerà una nuova Commissione europea e il sapore di questa nuova Commissione europea non sarà più quello dell'austerity, cosa che ha detto una settimana fa proprio al Quarta Repubblica. Il condono, secondo Il Fatto, l'altra desaparecida
sussidio di questa manovra dovrebbe valere 11 miliardi di euro. Però un condono da 11 miliardi di euro non può essere, come dicono al Fatto, niente tassa, no sanzioni, interessi, cioè paghi tutte le tasse, no sanzioni, no interessi, cioè per farla un po' edulcorata, per farla digerire al popolo grillino di onestà onestà. Per ottenere 11 miliardi da un condono fiscale deve essere un condono fiscale coi controcazzi, cioè non può essere una robetta di chi si è dimenticato di fare un pagamento ma l'ha dichiarato in dichiarazione dei redditi, se no 11 miliardi non li prendono. Sul reddito di cittadinanza Di Maio, nell'intervista al Corriere della Sera, dice basta dettagli, sarà tutto quanto in un decreto legge collegato alla finanziaria, perché qua mi prendete a spizzichi e bocconi. Tra l'altro sulle vendite immorali sembra che l'unica vendita immorale sia il gratta e vinci, tutto il resto si può comprare. L'altra cosa che Messaggero mette in evidenza è che quando andrai in pensione a 62 anni, secondo la famosa quota 100, che 100 non ha, perché tu hai 62 anni e 38 anni di contributi e lì vale 100, ma se hai 63 anni devi sempre avere 38 anni di contributi, quindi è 101, se 64 sempre 38 anni di contributi, quindi è 102. Bene, questa quota 100, finta quota 100, prevede una norma fondamentale, cioè il divieto di cumulo. Allora, io su questa roba del divieto di cumulo non riesco a capire perché la gente non si ribelli. Cioè, se uno sta in pensione, non è detto che non debba fare più nulla, a maggior ragione se sta in pensione a 62 anni. E se tu gli impedisci di lavorare a 62 anni perché non puoi cumulare con un reddito, quindi uno che ha una pensione da 780 euro, perché diciamo che questa è la pensione minima, perché oggi c'è la pensione di cittadinanza, a cui io non credo, ma comunque dovrebbe esserci di 780 euro, mi dovete spiegare per quale diavolo di motivo uno con 780 euro non può a 62 anni, oggi che è un giovanotto, continuare a fare un mestiere per arrotondare la sua pensione. Lo farà in nero, perché quando si parla di divieto di cumulo e tutte queste minchiate sembra che siano dei marziani sbarcati in Italia. Gravissima questione che è successa oggi e che quella, io capisco, non capisco come si possa mettere Salvini su questa vicenda, è quella dei migranti secondari. Giovedì, secondo il Corriere della Sera, ma anche secondo il giornale, dovrebbero atterrare con un charter, atterrano come un charter 40 migranti clandestini senza asilo politico, che sono sbarcati in Germania, passati per l'Italia, arrivati in Germania, e i tedeschi ce li rimandano indietro. Si chiamano i cosiddetti migranti secondari. Quindi la sintesi è che i nostri migranti arrivano in Italia, sono arrivati in Italia, non siamo riusciti a redistribuirli in Europa, quelli se ne sono andati per gli affari loro in Europa, e il paese considerato più accogliente, cioè la Germania, cosa fa? Ce li restituisce con i charter. Secondo il giornale, la Merkel potrebbe riuscire a restituire all'Italia in prospettiva 40.000 persone. Forse drammatizzano, però sulla carta questo è il punto. Anche loro tengono una campagna elettorale. Per aprire un salone di parrucchiere, secondo uno studio del CNA pubblicato oggi dal Corriere della Sera, sono necessari 65 adempimenti, 26 enti coinvolti, 39 file virtuali o non virtuali che chi vuole aprire un parrucchiere deve fare. Costa 18.000 euro soltanto un cazzo di apertura di un parrucchiere. Allora, in un paese così, ma di che stiamo parlando? Leo, di che stiamo parlando? 18.000, cioè se io voglio vedere, se io ho 18.000 euro, ho 65 adempimenti, 26 enti locali e 39 fila, ma apro un parrucchiere o vado piuttosto a fare... Vado in un altro paese. Vai in un altro paese, bravo. Dove vai? Ovunque. Ovunque vai, sei meglio che qua. 18.000 euro per aprire un parrucchiere, siete matti! E questo è l'accumulo di norme, normative, cose che sono tutte fatte a fine di bene, contro l'evasione, contro sicuramente l'ambiente, contro gli sfruttamenti, per la sicurezza, per l'arredo urbano. Ci saranno mille cose che voi avete detto, oh, che bravo, che bella legge, che bella norma. Bisogna togliere tutto, non dire onestà, onestà, l'arredo urbano, togliere tutto, tutto. L'unico motivo per il quale questo paese si può rinascere è deregolamentare. Vale più di avere meno tasse ormai in questo paese. Il sindaco di Riace nel frattempo si fa il pugno chiuso, è agli arresti domiciliari, tutti godono Repubblica in 5.000 per il sindaco, la foto in prima pagina della stampa come fosse un eroe. Per fortuna che c'è Alessandro Giuli che ci spiega
che razza di personaggio è questo sindaco, e Luca Fazzo che ce lo racconta sul giornale. Stupendo oggi il battibecco, anche se non voluto, tra De Bortoli e Padellaro. De Bortoli racconta un aneddoto stupendo, che raccontò una battuta stupendo di Fortebraccio, che forse non ti ricordi neanche tu, di molti anni fa. E Fortebraccio diceva, lo scrive nelle prime 10 righe del suo pezzo, De Bortoli su Corriere della Sera, e Fortebraccio diceva: arriva un'auto blu, si apre la portiera, non scende nessuno. Era Nicolazzi. E una cosa simile la fa Forattini con Goria, perché Forattini riprendeva Goria soltanto con la barba, cioè come se non avesse un volto, cioè i presidenti del Consiglio che non avevano nessun peso, che non esistevano, si apre la portiera e non c'è nessuno, dicendo a Conte che sostanzialmente in questa condizione chiunque sia dotato di un po' di, non so, senso critico, sa che questo è un governo Di Maio Salvini e che Conte lì non si sa bene a fare che cosa, piazzato con Casalino che lo controlla. Bene, sapete cosa scrive Padellaro oggi? Padellaro: chi deride Conte fa solo il gioco dei bulli. A Padellaro, sul fatto ci avete preso per il culo, avete ammazzato dal punto di vista dialettico chiunque, avete storpiato i nomi, avete fatto chiunque, mi devo fare il sermoncino de Padellaro che mi dice sul fatto chi deride Conte fa solo il gioco dei bulli. Ma lascia perdere, ridicolo, ridicolo. Feltri continua a dire oggi proprio sul fatto che Mediaset gli fa schifo, per il semplice motivo che lo prendono in giro quando era quando lo prendono in giro su Striscia la Notizia, però dà anche una notiziola, cioè che lunedì sarà su Striscia la Notizia, intervista a Toninelli su non mi ricordo quale giornale, l'unica cosa che conta è l'attacco che fa Toti, perché per il resto, come spesso avviene in queste interviste, dice zero, e a Toti dice: Toti, smetta di fare politica e si metta a lavorare. Ma insomma, da che pulpito arriva questa dichiarazione da parte di uno che negli ultimi 56 giorni non è riuscito ancora a fare un decreto? Il Sole 24 Ore, pensavo fosse un caso, è diventato un'abitudine. Mi sembra che in prima pagina anche oggi ospiti questo Marcello Minenna. Chi è Marcello Minenna? Marcello Minenna è uno che faceva i dossier legittimi di antipatia nei confronti del vecchio presidente della Consob, come si chiama, Vegas, dell'attuale presidente della Consob Nava, e ha ottenuto il risultato di sputtanarli sui giornali suoi di riferimento, che non sono il Sole 24 Ore di Tamburini, ma il Fatto Quotidiano, ed era in corsa per fare l'assessore grillino di Roma, cioè è il cigellino di sinistra che è passato con un piccolo incarico alla Consob, che è cresciuto grazie ai suoi rapporti sindacali e che oggi è diventato l'uomo di riferimento nella finanza del Movimento 5 Stelle ed evidentemente il grande editorialista di Tamburini. Quindi abbiamo un nuovo direttore del Sole 24 Ore che ha scoperto il mondo dei grillini, e attraverso chi l'ha scoperto? Attraverso Minenna. Tamburini, chiama in Consob, senti qualcuno di quelli che si occupano dei mercati senza demagogia che cosa ne pensano di Minenna, e poi ne parliamo. Romano Prodi, interessante, oggi sul Messaggero ci spiega il declino dell'ONU, e se lo dice lui, insomma, c'è da crederci, questi vivono con questi organismi totalmente inutili. E infine Alitalia, secondo le indiscrezioni dei giornali, dovrebbe ritornare allo Stato e dovrebbe essere il tesoro ad averne il 15%, le Ferrovie dello Stato, altre aziende statali che dovrebbero restituire i 900 milioni che il tesoro gli ha dato, cioè con una mano lo tesoro si fa ridare i 900 milioni e con l'altra compra il 15% della società, e quindi avremo questa l'Italia pubblica che è quello che tutti quanti desideravano, e vedremo se al prossimo governo e al prossimo gestore di una società che, come sapete, se è pubblica deve essere sicuramente ottima, gestita bene, no? Questa è la solita teoria, diciamo, della sinistra sulle aziende italiane. Bene, Prodi interessante, dai Nicola, dice François, non esagerare, e vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, e domani, come sapete, c'è Quarta Repubblica, non mancate, numerosi, e domani a Quarta Repubblica ci sarà la Le Pen a Quarta Repubblica, la madrina dei cosiddetti populismi europei. A domani sera, e se vi piace questo video condividetelo. Ciao, ciao Leo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.